Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. In primo piano c'è la cronaca nera, c'è stato un investimento mortale a Lizzana di Rovereto questa mattina. Una donna è morta dopo essere stata investita da un camion tra via Corso Verona e via Porte Rosse. Secondo una prima ricostruzione verso le 11, la donna sembra una sessantenne del posto che aveva appena finito di fare la spesa, è stata schiacciata dal mezzo pesante che sarebbe stato in fase di retromarcia ed è deceduta sul colpo. Il conducente del camion sotto shock è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale, i rilievi sono condotti dalla polizia municipale, ulteriori dettagli nell'edizione delle 19. Un'impresa su 8 in Trentino non ha fatto alcun investimento nel 2011, si tratta soprattutto di piccole imprese con un fatturato medio per addetto pari a 192.000 euro, lo rileva un'indagine della Camera di Commercio. Tra le classi di investimento individuate, quella con il maggior numero di imprese è tra 1.000 e 3.000 euro di investimento. In generale dall'indagine emerge un'iniezione di fiducia da parte delle aziende trentine che quest'anno dovrebbe essere confermata, così come però anche le difficoltà in particolare di alcuni settori. Ma sentiamo l'intervista al presidente Adriano Dalpezzo. Ma i dati che emergono dalla ricerca che riguarda il 2011 credo evidenzino in maniera abbastanza importante come sul finire del 2010 in cui c'era questa annunciata o possibile ripresa, il 2011 ha confermato questa tendenza, questa volontà del sistema delle imprese ad investire e quindi un'iniezione di fiducia nel recupero e soprattutto in una prospettiva positiva. Questo emerge dalla ricerca e anche per il 2012 credo che questo si confermerà, il che vuol dire che larga parte del manifatturiero è sano, che c'è una forte volontà, c'è una piena consapevolezza che evidentemente occorre investire per avere delle prospettive, dall'altro lato emergono anche le difficoltà dei settori che maggiormente hanno risentito della crisi e quindi le imprese più in difficoltà investono meno. Una costante che invece emerge è un po' la difficoltà di accesso al credito, questa è un'altra nota che emerge in molte imprese, quelle più in crisi o dei settori più in crisi, ma in generale ecco questa è riscontrata abbastanza un po' da tutti. È scongiurato in Trentino il rischio di una nuova stangata per la seconda rata dell'IMU. A far scattare l'allarme la Confedilizia, secondo cui l'aggravio del pagamento della nuova tranche dell'imposta municipale potrebbe arrivare per alcune città addirittura all'80% per quanto riguarda le seconde case. In provincia di Trento, dove sono state applicate aliquote più leggere che altrove, le aspettative sul gettito derivante dalla prima rata inserita nei bilanci dei vari comuni sono state in gran parte rispettate e quindi non dovrebbero esserci sorprese. La conferma arriva da Vittorio Fravezzi, che oltre a essere sindaco di Dro è assessore ai tributi della giunta del Consorzio dei Comuni Trentini. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Quindi per quanto riguarda l'abitazione principale rimane a 4 per 1000, per tutto ciò che non è abitazione principale ovviamente varia dai vari comuni, però c'è un'aliquota, diciamo così, media sul Trentino che è del 7,83, quindi di conseguenza è fortunatamente inferiore a quella che sono le medie nazionali, che sono effettivamente molto più pesanti nel resto del paese. Mediamente per tutto ciò che è un'abitazione principale i comuni hanno applicato l'aliquota massima del 10,6, quindi effettivamente con un peso non indifferente sulle imposte che devono pagare soprattutto le attività produttive. Da noi ecco questo è stato calmierato, peraltro questo va accompagnato anche ad altri interventi che ha fatto la provincia sul sgravi IRAP, che diciamo così aiuteranno sicuramente a compensare in parte il maggior gettito che è stato richiesto alle imprese mediante l'IMU.
Svolta nelle indagini sulle Molotov lanciate mesi fa a Vandoies in Valpusteria contro il centro profughi che ospita stranieri rifugiati dall'Africa. L'episodio risale allo scorso 3 maggio, soltanto per un caso non ci furono feriti. Sotto accusa 3 minorenni, l'accusa della procura sarebbe di strage. A incastrare i 3 ragazzi sarebbero alcuni tabulati telefonici, oltre a tracce telematiche rinvenute su dei computer. Raddoppiare il numero di multe elevate dai vigili urbani, sarebbe questo l'ordine arrivato agli agenti della Polizia Municipale di Trento. La media di ogni vigile urbano è di oltre una sanzione al giorno, che dovrebbe arrivare a 2 o a 4. Il comandante Lino Giacomoni però nega di aver dato l'ordine di fare cassa e spiega che durante un'ordinaria riunione avrebbe semplicemente ricordato agli agenti il loro ruolo. A una settimana di distanza dalla guerriglia di Piazza Dante e le prese di posizione di alcuni politici che chiedevano ai vigili di lasciare le scrivanie per controllare il territorio. Se gli agenti vengono distolti per lo svolgimento di gare, ordine pubblico o altro, il controllo del traffico e il rispetto di ordinanze e regolamenti viene meno, dichiara Giacomoni, che precisa come il corpo di polizia municipale costi 8 milioni di euro e ne incassa meno di 2, ma non per questo vanno fatte sanzioni all'impazzata. Una questione di priorità, insomma, nel rispetto del ruolo che il vigile ricopre, nulla a che vedere con i buchi del bilancio comunale. In proposito, dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 ammonta a 785.000 euro l'importo delle multe non pagate a Trento. La polizia conta di incassare tra il 15 e il 30% di quanto non pagato. Denunciato per violenza sessuale tentata e consumata, un 68enne di Appiano accusato dai carabinieri di aver molestato una 19enne all'esterno di una discoteca e una settimana più tardi avrebbe palpeggiato una 26enne che si era appartata in un terreno con il proprio fidanzato. Rimangono gravi le condizioni del benzinaio 16enne ferito l'altro pomeriggio a Bolzano a bordo di una Ferrari. La potente auto sembra, a causa della forte velocità, è finita contro un palo della luce d'acciaio. Anche il conducente, un 51enne residente a Merano, nell'impatto ha riportato serie ferite. E incidente stradale ieri in tarda serata durante il temporale che si è abbattuto sull'Alto Adige a Ponte Palermo a Bolzano. Una Panda alimentata a gas si è capottata finendo contro il muro che separa la strada dalla ciclabile. Conducente e passeggera sono rimaste incastrate nell'abitacolo, liberate dai vigili del fuoco. 2 persone sono state poi liberate con le pinze idrauliche. Le loro condizioni sono considerate di media gravità. L'auto è andata completamente distrutta. Nella foto vediamo l'intervento. E disagi per il maltempo si sono registrati ieri pomeriggio nella zona di Bressanone. Una frana ha imposto la chiusura notturna della carreggiata nord dell'autostrada del Brennero all'altezza di Fortezza. Sono in Trentino ancora per qualche giorno 34 bambini bielorussi ospitati da 30 famiglie grazie all'associazione Villazzano Solidale, che porta avanti questa esperienza da 17 anni. Bambini e ragazzi tra i 7 e i 19 anni provenienti da un paese contaminato dalla radioattività, con famiglie a pezzi e dove i giornalisti vengono arrestati per molto poco. Sono 34 e hanno trascorso un mese nelle famiglie socie di Villazzano Solidale. Per loro è tempo dello spettacolo di fine ospitalità, che ha come tema il circo, curato da Marco Berlanda dell'associazione teatrale La Luna Vuota. È da prosta, ti sprag, asci, pupi, brosciane, muri, pute, grossi, mislo, è da prosta. Assieme a loro ci sono 2 accompagnatori bielorussi, un'ex bambina di Chernobyl e 8 animatori volontari italiani tra i 15 e i 20 anni. Uno scambio culturale e di energia positiva. Tra una canzone e le risate contagiose del clown, l'esibizione di Alina, domatrice di pulci indomabili.
I bambini sono stati selezionati nel loro paese su segnalazione dell'assistenza scolastica. Durante la visita annuale gli educatori incontrano 10 famiglie al giorno, valutando in base al maggior bisogno di aiuto una mano per ricevere tanto affetto in cambio. Chi volesse darla può avere maggiori informazioni contattando l'associazione alla mail villazzanosolidale@alice.it. Siamo in chiusura, l'informazione.